Amici di InvestFi, buongiorno e ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano dedicato alle strategie operative dei top trader italiani. Un avvio di seduta positivo per quanto riguarda le piazze finanziarie vecchio continente. In questo momento vediamo la FTSE MIB avanzare dello 0,74% in area 26.755 punti. È un giorno evidentemente importante per quanto riguarda la politica monetaria internazionale. Infatti, ieri è iniziata 2 giorni del FOMC, che si concluderà quest'oggi con le indicazioni di politica monetaria da parte della più importante banca centrale mondiale, non tanto e non solo sul fronte dei tassi di interesse, ma soprattutto di quel tapering che potrebbe subire un'accelerazione e anche alla luce di quelli che sono stati gli ultimi dati sull'inflazione statunitense, ma poi sempre banche centrali con la Banca Centrale Europea attesa per domani e guardando nello specifico a Piazza Affari alcune storie che stanno catalizzando l'interesse in questa prima parte di ottava e anche della seduta odierna sul fronte bancario, BPER Banca che prova a muovere su Banca Carige, una Carige tonica sospesa nei primi fasi di contrattazioni per eccesso di rialzo. Il titolo fa segnare un circa un teorico più 18%, ma poi sempre sul fronte del comparto finanziario, prima dell'apertura del mercato abbiamo visto quello che è stato il nuovo piano al 2024 di assicurazioni generali, un'assicurazione generali che così come peraltro annunciato da UniCredit nei giorni scorsi avrà un'attenzione particolare rivolta ai propri azionisti, in particolar modo alla remunerazione degli azionisti, ma non solo, perché sono all'incirca 3 miliardi di euro messi lì in un angolo per l'M&A, evidentemente o presumibilmente di matrice europea. E sul fronte 2021 e sul fronte delle storie italiane, da sottolineare anche Brunello Cucinelli che ha alzato la guidance per l'intero anno, sinonimo e sintomatico di quello che è un recupero congiunturale per niente male che stiamo vivendo ormai da tutto l'anno nel nostro paese e non solo. Ma facciamo un passo indietro, vediamo cosa sono state le strategie ieri in sfida ai due capitani. Non sono andate bene. Segno negativo per tutte e due, nonostante avessero una strategia opposta, una rialzista, l'altra ribassista, sui titoli azionari italiani a far meno peggio, Pietro Origlia, meno 0,54% per lui e long su Telecom Italia, malissimo invece De Signori, ossia io per la squadra gialla, meno 1,29% short su UniCredit che è capitolato con l'accelerazione pomeriggio, quindi il punto di ieri viene assegnato dal regolamento alla squadra azzurra che agguanta di fatto la squadra gialla. 33 punti per la squadra azzurra contro i 34 della squadra gialla, ma è sul fronte delle performance aggregate che davvero la sfida si fa vincente quando mancano solo 3 sedute alla fine del contest, 3 sedute con oggi. Lo vedete, squadra gialla più 14,39, squadra azzurra più 13,75%. Andiamo ora a sentire il capitano, dunque, a collegarci con Pietro Origlia. Ciao Pietro, buongiorno. Buongiorno a tutti, eccoci qui. Allora, acceleriamo ancora un po' su questo rialzo. Ieri una seduta interlocutoria per quanto riguarda le piazze finanziarie globali, proprio in attesa dei risultati del vertice della Fed, e il giorno è arrivato. Non lo vedremo come impatto diretto sulle quotazioni in Europa, però lo vedremo domani mattina, ma di certo il giorno è arrivato. Beh, è il giorno che praticamente attendavamo tutti, e questo della Federal Reserve. Ricordiamoci che poi sicuramente l'impatto ci sarà domani sulle decisioni, sulle parole che arriveranno anche dalla conferenza stampa di Powell, perché poi domani ci sarà la Banca Centrale Europea e anche questa sarà un ulteriore market mover per quanto riguarda i mercati finanziari. E tu all'inizio del nostro intervento, della nostra striscia quotidiana, parlavi di un mercato che oggi appunto apre in territorio positivo e credo che
forse viene lanciato lo sprint per quanto riguarda anche quel famoso consolidamento che nel corso degli anni nel settore bancario, nel corso dell'anno nel settore bancario, noi avevamo cercato appunto di porre l'attenzione. BPR con Carige, questa appunto offerta, potrebbe appunto rimescolare ancora una volta le carte, perché poi abbiamo visto come nella giornata di ieri Unicredit, BPM sono tornati ancora una volta questi rumors che potrebbero appunto essere anche nel nuovo anno, potrebbero rappresentare nel nuovo anno dei temi da seguire. E noi sappiamo benissimo, essendo un mercato bancocentrico, quanto la forza del settore bancario può incidere poi sul nostro indice principale. E appunto l'abbiamo visto ieri con la forza di alcuni titoli legati al settore bancario, Unicredit in primis, anche grazie, io credo che stia ancora sfruttando quell'importante piano industriale presentato la scorsa settimana e su cui poi ieri Goldman Sachs ha alzato i suoi target. E a livello generale, Federal Reserve comunque in primo piano, però ieri abbiamo visto anche, e quindi si ritorna sempre alla Federal Reserve, abbiamo visto i prezzi alla produzione oltreoceano, da quando è partita la stima dei dati è il massimo, il record di sempre, e quindi da questo punto di vista le parole di Powell, nel caso in cui dovessero essere più, possiamo dire, più falco rispetto a quello che il mercato già ora sta scontando, credo che potrebbe avere un impatto negativo sui mercati, perché appunto l'inflazione morde, l'inflazione non arretra, anzi continua a salire, quindi il top ancora non si è visto per quanto riguarda l'inflazione, e quindi questa potrebbe continuare a salire, quindi l'opera della Federal Reserve deve essere forte per contrastare questo. E ieri un dato, credo, che il mercato ha letto in maniera abbastanza, se non attentamente, il dato che è arrivato dall'IFO tedesco, perché l'IFO ci segnala il rallentamento, e quindi questo credo che sia importante per quanto riguarda al momento la prima economia in Europa, il rallentamento dell'economia tedesca rispetto alle attese, forte rallentamento. Qui appunto si fa ancora una volta accenno all'inflazione, e l'inflazione rimane, credo, l'ago della bilancia sia in Europa sia in America, e quindi il mix banche centrali, inflazione, credo che non ce lo toglieremo con la riunione odierna appunto del nostro Powell, ma ci farà compagnia anche nei prossimi mesi. Ed infine la variante, perché la variante Omicron continua anch'essa ad essere presente, ad essere pesante, l'impatto secondo quello che dice l'OMS, perché ieri l'OMS parla di uno tsunami, di paesi che devono essere pronti ancora una volta a mettere in campo nuove misure. La terza dose sembrerebbe appunto quella che poi ha l'effetto importante, e ricordiamoci poi una notizia giunta l'altra notte: il vaccino cinese praticamente sulla variante Omicron ha praticamente una valenza quasi pari allo zero. Una cinesata, si potrebbe dire in questi casi. Ascolta una cosa, vi è anche un tirar per la giacchetta la Russia, ma non solo da parte di Draghi, eh? Beh, io credo che lì inizia a essere un problema importante, perché la questione geopolitica noi l'abbiamo anche affrontata nelle settimane passate, sia per quanto riguarda i problemi legati all'Ucraina, e ricordiamocelo poi il summit che si è avuto tra Putin e Biden, e la Russia è importante anche per quanto riguarda poi il gas naturale in Europa. Ricordiamocelo, anche qui i prezzi che sono saliti durante i mesi passati quasi sui top di periodo, e quindi da questo punto di vista
La Russia rimane sempre lì in un angolo, ricordiamocelo, negli anni passati tutte le sanzioni messe sul campo dai vari paesi, dall'Europa negli anni passati e credo che anche nei prossimi mesi rappresenterà anche questo un fattore a cui il mercato guarda. Ma io credo che per la giacchetta venga anche tirato Mario Draghi, perché ormai noi ci stiamo avviando ad eleggere il nuovo Presidente della Repubblica e sul campo non c'è ancora un nome e lui stesso deve dirci cosa vuol fare. Noi abbiamo visto l'articolo importante del Financial Times che parla appunto di Draghi la scorsa settimana come l'eventuale addio alla presidenza del Consiglio possa rappresentare un'incertezza, più che un'incertezza, un elemento negativo per quanto riguarda il nostro mercato azionario. E io credo che questo è un tema che il mercato ancora non lo ha preso in considerazione, lo ha preso però in considerazione lo spread, perché noi abbiamo visto come lo spread nei giorni passati è tornato sui massimi degli ultimi mesi e questo testimonia appunto il nervosismo degli investitori per quanto riguarda la situazione politica in Italia, anche perché ricordiamocelo, anche qui sarebbe veramente deleterio un paese che secondo le stime sta correndo quasi più forte di tutti gli altri, avere poi questo inciampo, anche se tanti dicono però avere Mario Draghi Presidente della Repubblica per 7 anni sarebbe è come qualcuno che dall'alto ti guarda, sì, però noi sappiamo benissimo che in Italia essere Presidente della Repubblica non è che abbia tutti quei poteri, anzi il potere è appunto nelle mani del governo, Presidente del Consiglio, quindi credo che forse per amor di patria il nostro Mario Draghi che viene appunto tirato da tutti praticamente i partiti, alla fine per amor di patria rimarrà ad essere Presidente del Consiglio. Ascoltami, allora, al netto che chi entra solitamente Presidente della Repubblica negli scrutini, nei seggi, non ci esce mai Presidente della Repubblica, un po' come il Papa, andiamo a sentire cosa ci proponete quest'oggi voi. Beh, noi andiamo a Piazza Affari, andiamo con Lorenzo Sentino, lascio la parola a lui, salutandolo, che ci illustra la nostra operatività odierna, la motivazione, target e stop. Ciao Lorenzo. Buongiorno Pietro, buongiorno Riccardo e a Stefano. Ma allora, oggi parliamo di Eni, titolo che oggi è un po' debole, in effetti sta quotando in questo momento 12,04 circa, meno 0,84% dall'open. Io valuto un ingresso su una debolezza ancora maggiore, quindi ingresso long a 11,9 con uno stop a 11,6 e un target a 12,5. Praticamente vado a valutare un minimo poco poco più basso delle ultime due sedute e allo stesso tempo una possibilità di un reverse intraday su un settore che secondo me è più positivo che negativo in questa fase di mercato. Tra l'altro oggi vedevo che in correlazione anche con altri titoli simili del settore Eni e Tenaris sono in negativo, però abbiamo Snam, Hera, Italgas, Iren, Enel in positivo. Quindi probabilmente questo accanimento su questi due titoli, che è forse molto più legato un po' all'andamento del petrolio, potrebbe un po', non lo so, invertire. Ricordiamoci, oggi è mercoledì, ci sono i dati settimanali anche appunto sulle scorte del VTI, quindi magari arriveranno delle buoni input pre-market americani che potrebbero aiutarmi. Poi, allo stesso tempo, non so, Eni mi risulta attualmente un titolo che diciamo aveva dimostrato una buona forza rialzista, quindi questa ultima fase dai 12,57 ai valori attuali di ribasso la vedo proprio come una pausa momentanea e non come un cambio di trend, quindi sono abbastanza fiducioso. Poi ho tanta responsabilità, visto che se mancano appunto 3 giorni, non vorrei prendere uno stop proprio adesso, e quindi cerco di essere più cauto possibile in questo ingresso.
Grazie, grazie Lorenzo. E sì, la fase correttiva che noi stiamo assistendo sul titolo ENI credo che possa rappresentare poi, come tu stesso hai detto, una fase appunto di breve, un chiaro trend rialzista, quello presente sul titolo, ma abbiamo la debolezza sul prezzo del petrolio. Oggi ci sono appunto le scorte, arriveranno un'ora prima che finisce la seduta a Piazza Affari, però a livello generale credo che la debolezza della passata ottava e di questa prima parte della settimana possa rappresentare per il titolo un'importante occasione poi di acquisto eventualmente nel medio periodo, perché come vediamo benissimo come i prezzi continuano a rimanere all'interno sopra quella trend line rialzista che parte dai minimi di luglio. Ottima come operatività, sperando appunto che ci vada a prendere perché è giusto poi entrare in campo anche noi e quindi dimostrare di essere forti per vincere. Ti lascio a Riccardo. Sì, ascoltami Lorenzo, una domanda. Sottolineavi come Eni abbia corso davvero molto. Domanda, pensi che sia in atto una rotazione settoriale in questa fase dell'anno, anche in vista del 2022, magari quei titoli petroliferi che molto hanno dato nei mesi precedenti possono, non dico essere accantonati, ma quantomeno prendere un po' beneficio per andare a reinvestire su altri settori o no? Sì, allora, non penso che i titoli settoriali più importanti del 2022 siano i petroliferi, ma penso che non siano neanche i peggiori, non saranno neanche i peggiori, quindi valuto una stabilità dei loro prezzi in generale, parlando di WTI, appunto i 70 dollari, ma secondo me ci saranno anche punte di 90 dollari, però non penso appunto che si ritornerà a prezzi molto bassi e quindi i titoli collegati potrebbero resistere abbastanza bene. Tra invece la quotazione più interessante secondo me andrà nei finanziari nel 2022. Questo importante, diciamo, questa intuizione che per me è importante, appunto si concentrerà molto su bancari e finanziari. Ascolta una cosa a tal riguardo, nel 2021, soprattutto nella prima parte, si è parlato più volte di M&A nel comparto bancario italiano, tema che è aperto da molti anni, salvo alcune acquisizioni, operazioni, diciamo, di sistema. Penso alla questione delle popolari venete, all'ingresso di Intesa San Paolo, sempre Intesa San Paolo che ha mosso su UbiBanca, le altre sono rimaste un po' alla finestra. È saltato il grande deal MPS Unicredit, ma realmente pensi che sarà la volta al 2022 di questo tema e di queste integrazioni bancarie? Soprattutto dalle parole di Orsel si è avuta un po' la sensazione di una volontà di andare a puntare all'estero. Pensi che riusciranno a farlo? Penso in primis a quelle due grandi istituzioni come Intesa e come Unicredit, riusciranno a spingersi in integrazioni transnazionali? Guarda, sì, il mio punto di vista non era proprio Focus Italia, ma un po' in generale, a livello mondiale. In Italia, sì, probabilmente ci sarà qualche altra piccola unione tra qualche banca secondaria. Per quanto riguarda le principali, sicuramente Intesa e Unicredit hanno bisogno di mettere un maggior peso fuori Italia. Non sarà una partita facile, specialmente per Unicredit, però qualcosa secondo me potrebbe appunto uscirne fuori. Non so se nel mercato appunto francese, che è sempre abbastanza vicino a quello italiano a livello bancario, o nell'est Europa, però probabilmente ci sarà qualcosa di interessante un po' anche su altri big europei. Che chissà, magari vorrebbero fare il passo contrario, magari entrare in Italia. Ecco, c'è questa tendenza che secondo me potrebbe in qualche modo tenere vivo il listino italiano, che è molto concentrato, come sappiamo, sul settore. Il movimento in questo settore è quello che ha sempre dato
la capacità ai trader di trovare delle buone occasioni perché appunto siamo molto concentrati e la volatilità si sente subito nel nostro listino. Ascolta, peraltro ogni tanto penso a quell'intesa San Paolo che ormai molti anni fa ha ceduto le sue partecipazioni in Sud America, forse troppo frettolosamente a dire, considerando che si era all'inizio del millennio, vi erano diverse questioni da muovere, da smarcare, eppure insomma sapevamo già all'epoca come il Sud America fosse un'area che anche per una questione di anzianità delle persone poteva rappresentare un'ottima opportunità. Traduco, la popolazione media ha un'età inferiore rispetto a quella italiana, ha paesi che rientrano in quei paesi emergenti che possono far molto bene, penso anche al Brasile stesso che è ricco di materie prime e ha diversi intrecci di interessi con le aziende italiane. E ok, ascoltami, Ipo, perché le IPO potrebbero essere un tema altresì caldo per il 2022 e abbiamo una Eni così come ricordiamo il 3 di gennaio che sbarca in borsa Iveco, ma penso a Enil e a Enel che tra rete delle rinnovabili e reti elettriche, insomma, cercheranno di cavalcare questo tema della green economy per raccogliere a muovere e a portare la bandiera italiana nel mondo. Sì, sicuramente questo è un altro tema interessante, appunto tutto ciò che gira intorno al green potrebbe essere il caso che alcuni grandi player vorrebbero fare cassa su alcune controllate o riuscire a trovare dei capitali per poterle vendere o internazionalizzarle in modo molto più veloce di quello che potrebbero fare in autonomia. Quindi sì, potrebbero esserci qualcosa. Sono però sempre dei settori abbastanza, diciamo, io li chiamo ciclici a livello di notizie, perché ci sono 3 mesi in cui ci bombardano di informazioni sul green e poi altri 3 mesi in cui non se ne parla di niente. Quindi bisogna vedere appunto come andranno ad essere piazzate col timing corretto e altro. Sono sicuro che potrebbero essere però delle IPO che faranno sicuramente il pienone. Ritornando un attimo al settore bancario, così vorrei azzardare un'ipotesi su due piccoli player che potrebbero fare gola all'estero, che secondo me sono Fineco e Illimity Bank. Queste due io le terrei sott'occhio in un'ottica di qualcosa di interessante. Ma mi spieghi la ratio industriale a tuo avviso di UniCredit di vendere Fineco quando si stava focalizzando sul risparmio gestito, la consulenza finanziaria, è il player più grande in Europa per quanto riguarda il trading online, usando un francesismo, ma che minchia gli è venuto in testa secondo te? Secondo me avevano solo bisogno di fare cassa, avevano bisogno di tappare qualche buco importante e il gioiellino che avevano lo hanno sacrificato. Secondo me è quello. Io tempo fa te lo dissi quando parlavamo di Unicredit MPS che non ci credevo e che anche se fosse andata avanti non avrebbe creato nessun player importante, anzi pensavo che era appunto un pasticcio. Segno che secondo me su Unicredit c'era fino a quel momento una politica assolutamente sbagliata, una politica industriale assolutamente sbagliata. Ora con l'ultimo piano, non lo so, mi sembrano anche troppo irrealistici tutte le promesse, tra virgolette, fatte, perché sappiamo che non lo so, io non credo che Unicredit possa dare questa svolta importante al cambio di politica, appunto, tranne se effettivamente troverà un matrimonio veramente interessante, che non sia MPS, giustamente, cioè un player altrettanto importante, con un buon brand, con una buona rete e soprattutto senza debiti. Mi viene da dire che si andrà in Francia, come
considerando quelli che sono gli accordi in essere fra Roma e Parigi, la vicinanza su otto diverse tematiche e temi, anche quella mossa non poi così distante nel tempo che ha visto Intesa San Paolo entrare nella partita di Borsa Italiana Euronext come bilanciamento a BNP Paribas. Boh, sarà magari Unicredit SG, da quando avevo 12 anni che se ne parla, ora ne ho 150 di anni, non si è ancora conclusa l'operazione, ma boh, di quello si tratta di fatto. E poi sul fronte invece di Intesa, il legame con Credit Agricole, che tornando anche qui indietro di un 20 anni, era parte del nocciolo di riferimento di Intesa San Paolo, poi nell'integrazione. Quando Banca Intesa si andò a comprare San Paolo IMI, uscì dal capitale, in cambio in dote ottenne Cari Parma, quella Credit Agricole Italia di cui oggi sentiamo parlare. Lorenzo, grazie mille per essere stato con noi. Vorrei dirti in bocca al lupo per la strategia di oggi, ma sarei troppo sportivo e siamo davvero a 3 giorni dal termine. Non me lo posso permettere di essere così sportivo anche perché abbiamo quanti decimali di vantaggio? Nulla. Viene da dire, però ti posso augurare davvero col cuore buone vacanze, buon Natale, buon inizio 2022. Va bene, anche io ricambio i tuoi auguri per Natale. Non ti auguro la vittoria, anch'io, dai. Va Giusto che sia così. bene. Ah, che vinca il più bravo, dai. A Il presto. più conservativo, qua è il gioco degli scacchi e non ci si muove. Ormai se potessimo usare una leva 0,0001 probabilmente la useremmo in questi giorni. È Ciao così, esce in Lorenzo. noi la conservazione. A presto, buon lavoro a Ciao tutti. Lorenzo. Ciao Pietro. Abbiamo soliti problemi con la tua linea, mi viene da dire. Ah no, mi sono bloccato io. Ascoltami, andiamo a sentire la strategia che andiamo a proporre, non la so manco io. Ho visto dei cambi in diretta o meno. Se fosse generali, saremmo sui livelli che avrei comprato io. Non so se invece siamo su Unicredit. Vediamo insomma cosa ci dice Stefano Sabetta. Ciao Stefano. Buongiorno, buongiorno Riccardo, buongiorno Pietro, un saluto a Lorenzo e soprattutto a tutti gli amici che ci seguono da casa. Buongiorno a tutti. Allora, Allora, sì, toglimi questo dubbio, sicuramente. su cosa stiamo andando? Sì, ritorniamo su Unicredit. Abbiamo fatto un cambio in corso d'opera. Una prima strategia su Generali puntava, era una sorta di buy stop, ad un'approvazione più corposa da parte del piano industriale, appunto. Sembra che il piano industriale, così per parlare un po' di un assicurativo, ecco, e aprire un po' le danze la giornata di oggi, sia abbastanza tiepida come reazione. Cosa diversa invece struttura tecnica più importante che ha Unicredit. Infatti vado subito alla Guarda, io lettura di quella che è la. ti dico, generali comprerei ora, nel senso che sei entrato, andiamo adesso a vedere Unicredit, però guarda, è vero che vi è questo gap rialzista della mattina da andare a chiudere, però si è tornati in prossimità quei 18,52, 18,54 che avevano un po' bloccato nei giorni scorsi, avevano fatto un po' da resistenza, la correzione è stata banale. Su uno stop a 18,40 sotto i minimi del pomeriggio di ieri, il resto da lasciare andare perché vorrei vedere se dà seguito a questa violazione. Ma come dicevo, non è la strategia che proponiamo. Andiamo a vedere nello specifico Unicredit, perché Unicredit ieri invece ha dato prova ulteriormente di molta forza e sostanzialmente avevamo detto che ieri io avevo provato una strategia volta alla tenuta di quello che era il livello resistenziale di breve che si è venuto a creare in prossimità dei 13.10, grafico, regia. Ieri l'ha virato in modo significativo al rialzo, ora di fatto mi viene da dire proviamo a vedere se quello che ieri ci ha portato in stop può essere valido come livello di supporto. Sì, allora ha costruito perfettamente una struttura supportiva a livello di 13 e 11, infatti do prima la lettura dei livelli e poi vado alla spiegazione.
Abbiamo appunto l'ingresso long a 13,11, lo stop a 12,99 e il target a 13,80. Il livello che tu hai disegnato correttamente è anche visibile appunto sul time frame 60 minuti e giornaliero. È un livello molto interessante. Ovviamente già anche rimanere sul 60 minuti ti fa vedere appunto la bontà dell'operazione, come tutta quell'area, quella fascia supportiva dovrebbe far tenere il titolo appunto in quotazione per poi partire verso quello che a mio parere è il target eventualmente da shortare, che è 13,80. Tra l'altro, un piccolo gossip: in realtà avrei voluto proporre lo short a 13,80, se non che lo stop del 5% mi ha fatto un po' desistere. In realtà, in questo modo noi andiamo a invertire un pochettino il risk reward, a portare a 0,90 circa, ovviamente senza leva, il rischio di prendere un loss, e a 5,30-5,40% di gain. È difficile che lo faccia oggi, però dobbiamo mantenere ampio respiro per consentire al titolo di andare a prendere quello che è l'ultimo target di riferimento, che è anche un target simbolico perché sta a significare la richiusura totale della discesa pandemica che si è avuta da gennaio dell'anno scorso. Per cui queste sono le aspettative sul titolo Unicredit, che raccoglie sempre più consensi da parte del mercato. Il piano Orzel è piaciuto, se non altro perché ha tutta una serie di premialità a chi vuole credere l'azienda. L'azienda stessa sosterrà i corsi azionari attraverso il buyback, aumenterà i dividendi e fondamentalmente come dire, guarderà all'estero per eventuali strategie di internazionalizzazione, che però, attenzione, perché è un'arma a doppio taglio, in quanto ora c'è da vedere appunto come il piano industriale verrà attuato, se realmente saranno centrati eventuali target. Devo dire che è un piano industriale, a mio parere, a mio modesto parere, anche abbastanza classico, passa per quelle che devono essere strategie ovvie per il gruppo Unicredit, quello di andare a cercare un partner, sebbene ricordiamo l'anno scorso la corte a Commerzbank, come sia andata a finire, e quindi è anche molto difficile andare a trovare un deal con l'estero, però probabilmente Orsel è l'unico, è uno dei pochi italiani che viene ascoltato all'estero. Basta ricordare il suo curriculum, appunto tutto londinese, per vedere appunto come il personaggio di rilievo dovrebbe farsi di attrarre un partner che in questo momento è difficile appunto ipotizzare, per aumentare le economie di scala del titolo, e più che altro anche le economie di presenza geografica, che ovviamente, così come nel caso dei generali, devono passare necessariamente da una convergenza bancaria a livello europeo. Ascoltami, ti sento molto costruttivo su Unicredit, un titolo che negli ultimi anni ha sofferto indubbiamente in borsa. Ricordiamo ancora quella che è stata la maxi ricapitalizzazione di qualche anno or sono, i ripetuti cambi nel management con quell'Andrea Orsel che però è riuscito a vincere anche la sua partita con il Banco Santander. Lascio al buon Pietro Origli andare a approfondire quella che è la tua view generale sui mercati, non in senso assoluto perché ti riavremo anche prossima settimana, avrai la fortuna di essere con noi anche nella settimana conclusiva prima del Natale di InvestiV, quindi tempo di salutarti, augurarti buon anno, eccetera, eccetera, lo avremo. Andiamo quindi a parlare di mercati e ti lascio al buon Pietro. Pietro, vai! Ciao Stefano, ben trovato. Ciao Pietro. Volevo parlarti di quello che ci aspetta in queste 2 giornate, ovvero con le banche centrali. E tu pensi che il mercato già sconta una Federal Reserve molto diversa da quella che ci aveva accompagnato durante gli ultimi anni, nei primi 6 mesi del 2021? Poi c'è stato questo cambiamento praticamente nell'ultimo mese da parte di Powell e poi domani la BCE. Tu pensi che questi due temi possono contrassegnare poi le ultime 2 settimane dei mercati e sicuramente può avere un impatto nei primi mesi del 2022? Perché io credo che il ritiro della liquidità,
E situazioni sul campo legate alla variante Omicron, un possibile rallentamento dell'economia a livello globale potrebbero rappresentare problemi per i mercati che hanno corso tanto grazie a quella liquidità e quindi ci potremmo poi trovare di fronte nel 2022 a un mercato praticamente diverso rispetto a quello che ci ha accompagnato negli ultimi anni. Sì, ti ringrazio per la domanda, Pietro. A mio parere, in qualche modo, non sono scontati. Quello che non è scontato sono le parole delle minute della Fed, appunto, le parole di Powell, perché in qualche modo, sebbene la variante Omicron in qualche modo abbia portato gli operatori a dire aumento sì, no, forse aumento no, forse torniamo a politica accomodante, ormai si è capito, a mio parere. Ceteris paribus, cioè mantenute ovviamente ferme le condizioni attuali, ovviamente se dovessimo avere una recrudescenza da parte del virus ora predominante in Europa con terapie intensive, con stop dell'economia e quant'altro, il mio discorso non va più bene, però si è capito che in qualche modo al di là di quelle che sono le varianti, ci troviamo di fronte a un'economia, quella soprattutto quella statunitense, che batte, che richiama inflazione anche per semplice motivo perché appunto va forte e deve essere appunto raffreddata per evitare il surriscaldamento. Per far questo ovviamente si dovrà passare nell'aumento dei tassi, aumento che ovviamente è stato telefonato al mercato, due, tre tassi, ovviamente abbiamo una chiusura dell'aumento dei tassi nel 2023 con un target 2,40%. Oltre in questa sede si peseranno le parole di Powell perché la mia aspettativa, la mia visione fondamentalmente tale resta, è quella che in qualche modo si tirerà a campare fino a fine dell'anno. Non si vorrà distruggere tutto il window dressing che si è appena aperto, difficilmente assisteremo a un rally di Natale se non giornate più o meno con volumi più, come dire, più pimpanti, più sostenuti, ma fondamentalmente il rally, assistiamo a un rally dal Natale dell'anno scorso, vediamo appunto tutta la salita che si è avuta da novembre, una salita senza soluzione di continuità, dove effettivamente il mercato non aveva alternative. In questo momento le alternative, dovute anche alle politiche delle banche, della Banca Centrale statunitense, si stanno per creare di tipo risk-free, appunto del mercato obbligazionario, che a mio parere resta l'unico vero vaso comunicante con quello che è l'azionario, al di là di quello che si dica, ma è una mia opinione. E per cui, per tornare a noi, probabilmente si avrà anche in virtù di quello che è la settimana, ricordiamo il quadruplo weekly di questa settimana, una volatilità un po' sopra la media, per poi tornare a una calma relativa, sebbene quest'anno abbiamo ancora tantissime giornate, circa 12 per la chiusura, appunto del mese. Non mi aspetto un mese di dicembre, sebbene non c'è una regola scritta, si è avuta in realtà un po' di tempo fa un mese di dicembre molto rosso, però in media i mesi di dicembre sono abbastanza sereni con possibili rally che, ripeto, non credo che ci sarà nelle magnitudo di cui siamo abituati. È motivo per cui, secondo me, si leggerà tra le righe di Powell per vedere se eventualmente, soprattutto nel settore più sensibile all'aumento, che lo vediamo appunto, sono i tecnologici, andare a prendere valore lì dove le quotazioni sono fondamentalmente più tirate, ma tutto il resto fondamentalmente agirà da paracadute, agirà come dire, da contenitore si vivrà una serenità relativa fino a quando? Fino all'anno prossimo, dove sicuramente si avranno degli spostamenti tali di capitali che porteranno l'azionario a dover cedere complessivamente parte del valore fino ad oggi accumulato. Però non mi aspetto, mi aspetto correzioni, ma difficilmente inversioni totali di mercato. Grazie, grazie Stefano, come sempre per l'ampia panoramica. Io prima di lasciarti a Riccardo ti auguro buone feste, anche se credo che ci vedremo anche settimana prossima, però nell'attesa appunto Mercoledì spero che... prossimo è dei nostri. Ah, e quindi niente, quindi ci rivediamo. Ci vediamo mercoledì. Perfetto, Stefano, ascoltami. Peraltro sarà l'occasione per fare un po' il quadro anche generale, visto che non ci sarà la sfida, avremo avuto Fed, BCE
davvero mancheranno pochi giorni alla fine dell'anno, sarà l'occasione per fare il punto totale e finale. Intanto ti ringrazio, buona giornata Stefano. Grazie come sempre a voi per l'opportunità. Avremo modo appunto di mercoledì prossimo di guardare i mercati senza appunto la pressione, la bella pressione della competizione. In bocca al lupo a tutti quanti, che vinca la squadra gialla. E per tutti quanti gli altri, se non dovessimo più vederci in questo appuntamento con gli amici da casa, buon Natale e buon anno nuovo a tutti. Ancora Stefano, Pietro, noi ci rivediamo domani, come diceva Stefano, che vinca la squadra gialla, ovviamente, e tu mi risponderai, ma no, dai, vince la squadra azzurra, e allora dai, a domani. A domani, buona giornata a tutti. Andiamo a fare il riepilogo di quelle che sono le due strategie proposte per quest'oggi, entrambe focalizzate sulle azioni di casa nostra. Per quanto riguarda la squadra azzurra, abbiamo avuto con noi Lorenzo Sentino, che ha proposto un long su Eni che si attiverebbe a 11,9 euro per azione. A quel punto, stop a 11,60 e target a 12,50. Per quanto riguarda la squadra gialla, invece, Stefano Sabeta ci ha proposto un long su UniCredit, 13,11 euro per azione a livello di ingresso, 12,99 lo stop, 13,80 il target. Vi ricordo che potete operare anche voi su questi due titoli azionari utilizzando i certificati long e short firmati Fontobel, certificati.fontobel.com è il sito di riferimento dell'emittente svizzera. Fissa Certificate, Turbo Certificate, Mini Future e Cover Warrant. Andiamo a parlare di Turbo Certificates per due cose. Le collezioni che hanno come sottostante UniCredit, la seconda per ricordarvi di fare molta attenzione se avete le posizioni in essere che volete portare avanti al 2022, ad esempio, o che volete chiudere. Ecco, fate davvero attenzione perché manca un giorno a che molti prodotti vadano in scadenza, 16 dicembre 2021, quindi se avete le posizioni in essere che volete rollare, come si dice tecnicamente, quindi portare avanti nella scadenza, vi conviene andare a chiudere una posizione e riposizionarsi sulla scadenza successiva, quella al 16 di giugno 2022. Viceversa, se non volete fare questo, potete andare a considerare quelli che sono i certificati open-end, che quindi non hanno nessun tipo di scadenza. Non è il caso di strumenti che in questo momento sono iscritti su UniCredit, ma li potete trovare su altri sottostanti. Quello che vorrei farvi vedere è che in questo caso su UniCredit avete la possibilità di andare a sviluppare delle strategie più o meno aggressive, andando in un'ottica rialzista, così come proposto quest'oggi a Stefano Sabetta. Vedete delle leve che vanno da 1,67, quella più contenuta, che vanno a salire fino ad arrivare all'8,51. Ancora più aggressiva la leva che avete nella declinazione short di questi strumenti, che arriva fino al 16 per la scadenza di domani, al 16 dicembre 2021, al 15,84 per quella che scade il 16 di giugno 2022. Altresì, come soluzione long, anche qui avete delle alternative con delle leve finanziarie inferiori. Vi ricordo che più il sottostante dista dal livello di knockout, più la leva è bassa, e viceversa, più il sottostante è vicino al livello di knockout, che è quel livello che, se toccato, porta alla completa perdita del valore del certificato. Ecco, più il sottostante è vicino, più la leva aumenta. Comunque, certificati.fontobel.com per avere una visione completa di quella che è tutta la proposizione commerciale firmata Fontobel. Vi ringrazio per averci seguito. Noi ci troviamo domani, sempre in diretta sul canale YouTube di Fontobel, certificati.fontobel. Fontobel certificati, per l'appunto. Vi scrivete, fleggate anche l'iconcina per rimanere sempre aggiornati, attivate la campanella e potrete così vedere tutte le iniziative portate avanti da Fontobel sul fronte della formazione e non solo. Grazie ancora, buona giornata e domani alle ore 10, sempre in diretta streaming.